serata sarà vietata da due presentatori. La presentatrice ha fatto parte di tante televisioni. Gina Villena! Ok, questa è la prima edizione comunque nazionale di Miss Trans Over 40-50. Ovviamente vi diamo un piccolo assaggio, veloce dallo sponsor che è Piccole Trasgressioni. Signori e signori, un grosso applauso, ma caloroso, per le nostre Miss. Un applauso! Nello show, nello spettacolo, nei concorsi. Un applauso grande a Stefania Zambrano! Io continuerei con l'applauso, grazie. Gino, puoi tornare indietro? Gino? Lasciamola passare la Stefania, che lei è la vera miss degli eventi. Stefania, a te la parola, ovviamente so che sei emozionata, anche se sei una veterana delle passerelle. E tra l'altro, signori miei, è arrivata a terza a Miss Italia Trans. Cioè, a Mimmo del Sardo Anastomico che questa serata ci tiene ospiti. Voglio ringraziare a tutti voi, per precisare che siete qua a questa prima edizione di Miss Italia Trans Over 40. Come è nato questo concorso? Questo concorso è nato, come diceva Sofia, che io sono una veterana delle passerelle.
c'erano tante mie amiche, diciamo, che hanno superato i suoi 40 anni, mi venivano a vedere e mi venivano a fare il tifo. Però nel loro indole dicevano: come mai noi non possiamo salire su queste passarelle? Ci ha pensato Stefania Zambrano. Quindi un applauso già solo per questo, per incoraggiare e per ricordare che l'età è semplicemente un dato anagrafico, perché si è sempre bambini anche 40 anni. Quindi se vogliamo giocare, giochiamo. Poi questa manifestazione io la voglio dedicare a Antonio De Filippi, la nostra buonanima coccinella. Se oggi siamo qua, grazie a lei. Perfetto, dopo la De Filippi vogliamo qui sul palco l'ideatrice di tutti i concorsi transessuali, un grande nome, una grande persona, si è impegnata nella politica e non solo, grazie a lei c'è stato il consultorio in Toscana, il movimento transessuale non solo ha fatto grandi passi e nel 92 si è sbilanciata facendo concorrenza per rispetto e perché no anche per divertimento al concorso di Miss Italia. Signore e signori, la regina di tutte le regine di Miss Italia Trans, regina, un applauso! L'icona, l'icona di tutte le trans! Persone, non soltanto ai suoi 3.000 impegni, ma questa sera ha fatto un grande sacrificio ad essere qui, quindi ti ringraziamo regina, sei sempre la nostra regina. Io intanto ringrazio tutti voi e naturalmente ringrazio chi parte, perché qui abbiamo una ragazza che si è messa in gioco. Io 20 anni fa ho cominciato con Miss Trans Italia per una scommessa, perché 20 anni fa una ragazza, tra l'altro della Campania, di Benevento, non ricordo bene, avevo partecipato a Miss Italia, è stata esclusa in quanto transessuale. Allora noi ci ribellammo 20 anni fa e partì il concorso proprio per dare visibilità alla tematica. Pensate, il divertimento è ovvio, ci deve essere, ma dobbiamo pensare a tanta gente che per fare questo percorso è costretta innanzitutto ad avere a che fare con una società che a volte non sempre accetta e dove ci sono risposte purtroppo non chiare. Dunque noi per quanto ci riguarda abbiamo fatto il concorso per quanto riguarda me per un evento ludico, poi è diventato un punto di riferimento. Sono 20 anni, io ti auguro alla nostra Stefania, dove è andata? Ecco, a Stefania che si è messa in gioco fra 20 anni, io non so se ci sarò ancora, magari qualcuno mi trasporterà, ma sicuramente ti auguro di fare il successo che abbiamo avuto noi, perché è importante che ci sia anche a testimonianza, che un momento di divertimento sia anche un momento di riflessione. Le battaglie, come si sa, si vincono anche se c'è l'intenzione, la voglia e la capacità da parte nostra. Dico, le conquiste si fanno se ci mettiamo la faccia, e lo dico a tutti, ma non lo dico solo nel momento in cui siamo per mangiare l'opera, ma nei nostri governi regionali, a quelli che hanno la nostra poltrona, la poltrona per i diritti. Dunque è importante ritrovarsi, ma non dimenticare che non finisce tutto una tagliatelle, passa asciutta o quant'altro, ma bisogna andare avanti. Qui c'è un'associazione importante che è nata da poco, si chiama la TN, insieme al Movimento di Identità Transessuale sta lottando con questo vostro sindaco di Magistris.